Ma cosa sta succedendo sui mercati? Cosa sta facendo Bitcoin? A che punto siamo del ciclo mensile? Cosa sta facendo ETH? E poi c'è una criptovaluta che ha cambiato trend contro Bitcoin dopo alcuni mesi sofferti veramente. E l'andiamo a vedere in questo nuovo video. Bene, ciao a tutti, bentornati. Ragazzi, in questo nuovo video, il classico nostro video di aggiornamento di analisi tecnica e analisi ciclica che facciamo il lunedì ormai veramente da tanto tempo, ci sono delle novità e un po', ragazzi, ci sono anche delle riflessioni che dovremmo fare perché alla fine del video vi dico cosa ho fatto io nella giornata di sabato, perché ho cambiato alcune cose relative alle mie posizioni personali anche in ambito hold. Ma ve lo spiego alla fine del video. Ragazzi, poi volevo anche dirvi un'altra cosa, che sono arrivati una serie di pacchi. Ok, sono arrivati una serie di pacchi. Quindi questo video deve essere molto veloce perché ragazzi devo andare a fare un unboxing. Ok, no, ragazzi, allora non li faccio sul canale anche se secondo me era carino comunque portarvi qualche unboxing ogni tanto anche di queste cose che facciamo. Vabbè, comunque a parte gli scherzi, ragazzi. Allora, prima di andare sui grafici che già sono qui posizionati, voi non li vedete, ma ci sono, ok? E vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciatemi un pollice, ragazzi, perché mi aiutate con questi nuovi video. Poi vi dico già un'altra cosa: ho un video di una strategia. Già in corso di opera lo sto svolgendo, lo sto scrivendo, perché con questa strategia in un mese e mezzo ho portato a casa 70 quasi per cento di Bitcoin in profitto, e vi faccio vedere i numeri, vi faccio vedere il mio conto, vi faccio vedere quello che ho combinato e vi spiego anche la strategia, chi più ne ha più ne metta. Quindi ragazzi, su quei pollici e soprattutto iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Bene, ci spostiamo sul grafico di Bitcoin. Ma che belli video con i grafici, ragazzi, io li adoro. Vabbè, ormai lo sapete, veramente tanto. Allora, Bitcoin, prima cosa da fare, andiamo a guardare quella che è l'analisi ciclica e poi i livelli di analisi tecnica. Questa volta, ragazzi, il rimbalzo del gatto morto ha bloccato Bitcoin. Se la volta precedente eravamo qui e Bitcoin non è, diciamo, non è stato bloccato nella sua fase rialzista, questa volta invece, vedete, struttura, il rimbalzo del gatto morto ha bloccato sia Bitcoin sia ETH, lo vedremo tra pochissimo, ragazzi. Quindi è una cosa che, beh, allora questo ci apre anche un po' la logica classica del dire quando una strategia non funziona una volta non la uso. No, non è così, ragazzi, perché le strategie sono sempre in ambito aleatorio, quindi noi dobbiamo applicarle a prescindere se sono corrette da un punto di vista razionale. Quindi, anche se non funzionano alcune volte, non cambia assolutamente niente. Le strategie sono strategie, ragazzi, quindi devono avere degli scopi. Allora, per quanto riguarda quello che è la struttura ciclica di Bitcoin, sta sviluppando questo ciclo mensile in una maniera un po' diversa rispetto a tutti gli altri. Allora, vi faccio capire questa cosa proprio per spiegare come questo ciclo mensile è un po' più complesso, ragazzi. Ancora Bitcoin è abbastanza forte, però la questione potrebbe cambiare perché siamo, per esempio, alla 22 del mese. La struttura del famoso, diciamo, piano d'accumulo che, come strategia, vi avevo portato l'attesa di una candela red, dopo il 20 del mese. Insomma, anche qui, ragazzi, sì, quella di ieri, ma ieri, io, insomma, ragazzi, il weekend non è da operare, secondo me, per questo tipo di strumenti. Se non con delle cose di breve, poi ovviamente ci sono delle giornate che magari sono un po' sostanziose anche la domenica, però siamo sempre comunque fuori dalle logiche degli istituzionali. Allora, cosa è cambiato rispetto ai precedenti? Ragazzi, i precedenti mensili, vedete l'ultimo mensile, quello strutturato così, ha avuto un massimo nel ciclo, alla fine del ciclo, e una impennata per tutta la durata del mensile. Totalmente diverso questo qui, e qui si vede anche la struttura
di Bitcoin come non vi dico che stia diventando debole, non è questo quello che voglio dire, ragazzi, non è questo qui. La struttura di Bitcoin rimane forte, però ovviamente si sta riposando, ok? Questa cosa la possiamo vedere in maniera abbastanza chiara dal fatto che in questo up non è proseguito rispetto al precedente con la stessa distanza, per esempio, della massimo del mensile precedente, quindi c'è un indebolimento da un punto di vista logico, perché vedete qui la prima struttura di massimo del precedente mensile, il secondo massimo sono stati molto distanti. In questo caso i due mensili hanno un livello di distanza molto più basso. Se volete, lo possiamo anche calcolare in termini di range di prezzo e vi faccio vedere la differenza. Qui c'è stato un più 40%, mentre in questo caso dal precedente massimo un più 6%. Quindi notevole la differenza di prezzo. Questo indica un rallentamento di quella che era la volatilità che però nel mese di febbraio aveva toccato massimi storici. Quindi ci sta. Il rallentamento non intacca il trend di lungo medio periodo di Bitcoin a meno che non si vanno a toccare alcuni livelli che vi faccio vedere adesso. Allora, ragazzi, quello che è il livelli di natura tecnica di Bitcoin in questo caso fortemente diciamo notevole, diciamo se viene toccato e viene rotto non sarà una cosa buona e indolore per Bitcoin, e questa zona qui. Adesso facciamo un'altra cosa, vi disegno la solita il solito rettangolino così da capirlo. Allora, tutta questa zona qui, ragazzi, ok, quindi che va tra il 54 mila dollari e i 52 mila dollari. Questa è una zona di forte supporto per Bitcoin, deve reggere. Se viene toccata e viene rotta, probabilmente il trend di medio periodo nei prossimi mesi cambierà. Da un punto di vista di analisi ciclica, abbiamo la chiusura del ciclo mensile da fare tra pochissimo. Anche questa è una cosa che va assolutamente presa in considerazione, ragazzi, perché il ciclo mensile di Bitcoin va in chiusura ovviamente alla fine del mese. Qui lo vedete abbastanza chiaro. Questo discorso ci porta ad una fase di probabile ribasso nei prossimi giorni. Probabile ribasso che però è un po' delicato, e anche per questo io ho cambiato un po' strategia anche sulle mie posizioni hold. Perché? Perché abbiamo un massimo nella prima parte del ciclo mensile, mentre questa sua seconda parte non è riuscita a spingere, almeno finora. Poi, se riuscirà tra diciamo poco a salire sopra i massimi storici, ok, però c'è anche di un'altra cosa: questi massimi storici di Bitcoin sono stati fatti la domenica, quindi nel weekend, quindi non hanno neanche alcun valore, ragazzi, perché da un punto di vista di analisi dei trend, insomma, sono fatti con volumi non di qualità, chiamiamoli così, quindi volumi che sono quelli degli non degli istituzionali, ma dei retail, e quindi è anche una candela questa qui di massimo storico che ragazzi, ok, perché i retail poi l'hanno rispinta. Insomma, siamo allo stesso livello del mese scorso, perché se io annullo questa candela e la considero un eccesso fatto di domenica, come vedete, poi qui è stata riassorbita nella candela di lunedì e insomma, in sostanza sono allo stesso livello dei massimi del mese precedente. Quindi Bitcoin sta riassorbendo la volatilità, gli eccessi, ovviamente nulla cambia da un punto di vista di lungo periodo, però ragazzi, un po' di logica dobbiamo averla e proteggere dalle posizioni. Vi ho detto quelli che sono i livelli da considerare da un punto di vista ciclico. La ciclica ci dice che il tempo per superare i precedenti massimi di Bitcoin sta esaurendosi, e quindi probabilmente il mercato tenderà ad andare ad una chiusura mensile direttamente tra poco, perché mancano pochi giorni. Il problema, ragazzi, sarà il nuovo ciclo. Perché Bitcoin potrebbe poi prendere una struttura
intermedia, perché non sembra questo ciclo di marzo in grado di poter chiudere quello che è il ciclo annuale di Bitcoin, ma ne parleremo in un prossimo video, altrimenti qui ci confondiamo, per cui probabilmente dal prossimo mensile si vedrà una ipotesi, che è una di quelle tre che vi ho già detto, ma poi dopo marzo, ragazzi, aggiorniamo l'ipotesi di cicli annuali e andiamo a togliere magari quella di marzo, perché a quel punto viene meno, però ne restano due, di cui una secondo me è quella più attendibile e non è molto positiva, proprio tanto positiva per i prossimi mesi, però lo vedremo, insomma, poi magari, ecco, un po' con calma. Allora, Bitcoin, quindi fase di leggero riposo, trading range barra ribasso fino a fine mese di marzo, a meno che, ragazzi, non si va sopra questa area qui, però insomma va. È strano, ragazzi, se fa una cosa del genere tra domani e dopodomani probabilmente anticipa la close del mensile, quindi già chiude il mensile, perché per come è questa impostazione questo mensile non va sopra i massimi fin tanto che non chiude. Poi magari, ecco, ragazzi, mancano un paio di giorni, però lo vedremo poi con calma, ma al momento io non mi sento di dirvi che si fanno nuovi massimi domani, insomma. Cioè, allora, se si fanno è perché secondo me il mensile ha già chiuso. Comunque, ragazzi, il trend in questo momento è laterale nel breve periodo, nel medio periodo un po' laterale, ancora forse non ribassista, perché vedete la struttura dei minimi e dei massimi ancora è dentro questo range, però insomma un po' dobbiamo valutarlo, mentre nel lungo periodo resta chiaramente assolutamente rialzista. Allora passiamo alla seconda coin, che ti anche poi vi faccio vedere la terza coin, che ha invertito invece il trend su Bitcoin, è molto bello, quindi lo andiamo a guardare. Io ho quella coin già in portafoglio, quindi state allerta, diciamo, ma secondo voi qualcuno di voi lo sta già indovinando qual è la coin che nell'ultima settimana ha fatto una bella bella candela, però la vediamo ovviamente tra poco. Allora, ETH, ragazzi, ancora una volta vedete la struttura del rimbalzo del gatto morto fra i 61,8 e i 78,6 di Fibonacci, ha bloccato il rialzo di ETH, però ETH sta lateralizzando, ragazzi, questi sono barre di lateralizzazione e che solitamente si hanno nelle strutture cicliche conclusive di un movimento come il mensile, come un ciclo mensile, però le fanno i mercati quando sono talmente forti da non riuscire a scendere sul ciclo mensile. Quindi, ancora una volta, sia Bitcoin che ETH in questo momento stanno dimostrando che il mercato cripto è forte. Poi, se continuerà questa forza, nei prossimi mesi lo vedremo, però da quelli che sono i dati attuali, la dimostrazione di andare in fasi cicliche importanti come quella di marzo ad essere laterali, non ribassisti, laterali, ragazzi, è una dimostrazione di forza. Guardate poi, tra l'altro, la distanza delle medie mobili, che in questo caso sono medie mobili a 50 e a 100 periodi, qui invece sono le medie, quelle di breve, quindi 11 e 22 che uso io regolarmente su Bitcoin. Qui invece vi ho messo la media a 200 periodi per farvi vedere, ragazzi, come distante ETH dalla sua media 200, che è la media di lungo periodo, ovviamente. E questa media, ragazzi, deve avvicinarsi, insomma, in questo caso $890, quindi veramente, veramente dista, veramente tanto, ragazzi. Quindi ben vengano un po' di lateralità, un po' di riposo, di rifiato di questi mercati. Da un punto di vista ciclico, ETH dovrebbe essere in fase di chiusura di un maxi ciclo, solitamente li fa da 90, però questi cicli possono allungarsi nel momento in cui il trend è stato fortemente rialzista, come quello di ETH in questo periodo, fino ad arrivare anche a 110. Quindi, in teoria, siamo nella stessa finestra temporale della chiusura
di Bitcoin che potrebbe avvenire a fine mese di marzo, i primi di aprile. Questa è la finestra temporale. Adesso vi tolgo i Fibonacci così li vediamo meglio e metto un solito rettangolino come finestra temporale. Questa è la finestra temporale di close ciclica per ETH. Ci stiamo avvicinando. Anche qui, ragazzi, non sembra ETH in grado di poter fare nuovi massimi storici prima di questa struttura ciclica, quindi sembrerebbe essere in questa struttura di completamento, ma vedete, entra già nella time di chiusura ciclica tra pochissimo, quindi domani dopodomani, quindi già domani dopodomani potrebbe scendere un pochino, magari o lateralizzare, fare un minimo e poi pian piano una nuova struttura con un nuovo ciclo che poi vedremo chiaramente nei prossimi giorni. Quindi anche ETH sta dimostrando la stessa forza di Bitcoin e anche le altre altcoin, ragazzi. Questi sono i massimi di ETH, quindi in questo momento lateralità e debolezza anche per la regina delle cripto, e ci sta, va bene così. A livello temporale, fine mese di marzo, i primi di aprile sono delicati. Ok, ecco perché ho anche modificato la mia struttura holding. Allora, passiamo all'ultima coin che invece è la rivoluzione in sostanza del giorno. No, vabbè, ragazzi, non è una rivoluzione. Comunque, la coin in questione è CRO, la coin che abbiamo tenuto sotto stretta osservazione per tanto, tanto tempo lo scorso anno, poi abbandonata prima del crollo incredibile che ha avuto. È cambiato tutto per quanto riguarda CRO da qui, perché hanno cambiato tutte quelle che sono le loro logiche, fanno la mainnet, insomma, eccetera, che ancora non ricordo, ragazzi, se è già uscito o esce a giorni. Sinceramente non me lo ricordo, quindi in questo momento non ve lo riesco a dire. Però da un punto di vista grafico, dopo il super pump che insomma c'è stato, dopo il cambio radicale di logica dell'azienda, il mercato ha riassorbito. Ma guardate che meraviglia! L'analisi tecnica in questo caso, ragazzi, l'analisi tecnica riassorbe totalmente questo pump, fa una barra di congestione, ci dà anche dei segnali questa barra di congestione, perché dice: è cambiato tutto e ci sta il pump, ragazzi, però poi crea una barra daily, tra l'altro. Questo è un time frame daily contro Bitcoin, che Bitcoin già di suo è forte, ragazzi, quindi badate bene a queste cose. Dopodiché qui nella giornata del 15 o 16 fa il breakout con l'ingresso long classico di lungo periodo contro Bitcoin, il 18, ragazzi, ok? Ma quello che mi piaceva farvi vedere è questo grafico, cioè quello settimanale contro Bitcoin, perché il break settimanale avviene e viene anche confermato di questo livello, che era 0, scusi, 0,37 e 34,7 per il CRO. Un po' ci prova, no, ragazzi? Fa, vedete, questo trend contro Bitcoin, lo ripeto, quindi è un'analisi contro Bitcoin, contro dollaro, va molto meglio. Fa un minimo, fa un doppio minimo, cambia quella che è la sua struttura in vita, ci riprova. Ok, ragazzi, ok, deve andare al di sopra di questo massimo, che è un brutto massimo da un punto di vista di analisi tecnica, perché è uno spike palesemente, però ci sta in questo caso, perché non deve essere considerato proprio alla lettera, in quanto qui il team ha dichiarato delle novità importanti, insomma, quindi vanno considerate queste cose. Quindi è uno spike che non lo considererei. Da un punto di vista di analisi e di struttura, il grafico sta assumendo un trend di breve periodo rialzista contro Bitcoin, e perché no, ragazzi, anche di medio, perché qui siamo sul time frame settimanali e questa candela ha breccato anche le medie mobili, le due medie mobili, che in questo caso sono a 22 settimane, quindi quasi metà anno, quindi un quadrimestre. E beh, ragazzi, non è da poco. Quindi questa cripto sembrerebbe star rientrando, diciamo, in una logica diversa, un mondo a parte, cancellando quasi quello precedente. Chissà se durerà. Io ho i CRO che avevo per la carta, li avevo in exchange, li avevo bloccati, ora sono sbloccati se non sbaglio, ma non li ho mai venduti. Avevo fatto come si chiamava, il DeFi Swap, che era andato benino, poi li avevo tolti perché il rendimento non era troppo alto e quindi non mi interessava. Quindi tutti i CRO li ho lasciati, ragazzi, perché alla fine non mi servivano, vi dico chiaramente, quindi sono andati
diciamo, sono rimasti. Per cui sono long su CRO, resto, seguo il trend, seguirò. A dire la verità, ragazzi, quelli mi servono anche per la carta, quindi in sostanza non è, diciamo, in procinto di venderli, non sono in procinto di venderli, però quelli sull'exchange potrei decidere se poi cambia il trend, ma in questo momento, perché no, ritorniamo su questo carro. Allora, c'è una cosa che vi volevo dire invece per quanto riguarda Bitcoin. Proprio in virtù di quello che è l'attuale situazione, ho deciso di ridurre dalla giornata di sabato con una leggera exit strategy del 10% le mie posizioni in holding. Le mie posizioni in holding sono state ridotte su Bitcoin, non perché non credo che nel lungo periodo il mercato vada ancora su, intanto ho ridotto il 10%, ragazzi, non il 90%. Perché l'attuale situazione è delicata, ragazzi, mi sento più a mio agio così, cioè avere un buffer di liquidità che mi consenta eventualmente di poter comprare delle dip di Bitcoin. Ma vi dirò anche di più: io ho dei trading system che in Academy stiamo guardando con la lente di ingrandimento tutti i giorni, che ci danno anche un'indicazione sull'eventuale holding di Bitcoin. Ieri è stato al limite, poteva uscire e ritornare in sell, e questa volta, ragazzi, io seguirò il trading system, ve lo dico proprio qui in diretta. Se dovesse andarmi in posizione di chiusura, io andrò ad aumentare le mie chiusure, quindi sono in una situazione di exit strategy per Bitcoin holding. Non perché non creda nel lungo periodo, badate bene, confrontiamoci, scriviamo nei commenti, fatemi sapere anche voi quello che pensate su questa cosa, ma perché Bitcoin diciamo nell'attuale momento, nel medio, potrebbe incorrere in dei problemi notevoli anche fino a giugno. Perciò, ragazzi, mi sento più a mio agio così. Ovviamente, che sia chiaro, io ho tutti i sistemi, ragazzi, di allerta. Qualora dovessero poi darmi tutti i segnali di long, io ritornerei long, perché ho tanti trading system, tra cui quelli di breve e quelli di medio. Bene, ragazzi, per oggi è tutto, un video lungo, vabbè, ci sta, dai, perdonatemi, ci sta, non mi piace neanche tagliare questi video, perché ogni tanto è bello anche parlare tra di noi. Scrivetemi nei commenti, fatemi sapere quello che pensate. Ho due video bomba in serbo per voi, uno sull'NFT, una cosa stupenda per me, che sono un artista anche, ragazzi, questo video lo sto preparando veramente col cuore, ci metterò una settimana, e poi quello della strategia che mi ha fatto fare 70 punti percentuali su Bitcoin con trading intraday. Iscrivetevi al canale per non perdermi tutte queste news. Ciao a tutti, buon inizio settimana.